Cari amici, una buona giornata a tutti. Siamo qui oggi a fare una sbarbata utilizzando dei prodotti della Nivea, come questa crema praticamente Protect and Care, che non ha da invidiare a nessuna crema tra quelle più blasonate. È una crema soffice, come le tipiche creme Nivea, e che dona protezione e facilita la scorrevolezza del rasoio. Andremo ad armare l'Edwin Jaeger con le lamette, praticamente Gillette Platinum, che sono delle ottime lamette ricoperte, tra le mie preferite, e quindi facciamolo subito. Andiamo ad armare e queste lamette presentano dei punto di colla, addirittura si è attaccato. Ecco qui, le abbiamo liberate. Quindi armiamo l'Edwin Jaeger. Ok, Edwin Jaeger armato, non mi resta che inumidire il viso. Procedere praticamente a inserire un po' di Nivea nel ciuffo qui del simbolo. Non ne occorre tantissima. Ecco qui. Una consistenza molto simile alla True Fit and Deal come livello di consistenza e non ha niente da invidiare. È un'ottima crema, molto fresca. Andiamo un po' di idratare. Eccoci qui. Consistenza. E andiamo con le lamette Gillette Platinum montate sull'Edwin Jaeger.
Prima passata è andata ottimamente, li sciacquiamo. E procediamo ad un'altra insaponata. Crema molto plastica, piacevole, fresca. La qualità si sente sul viso. Ecco qui. Vediamo adesso con il contropelo come va. Ecco qui, direi ottimamente. Risciacquiamo. Verifichiamo con un po' di allume com'è andata. Ottimamente. Direi che è andata in maniera ottima. Sento la pelle proprio rilassata, fresca. Questa cremaniera è davvero eccezionale. Risciacquiamo il pennellino. Veramente eccezionale. Ecco qui.
E a questo punto sciacquiamo anche il viso. Una delle volte in cui sento la pelle più morbida e rilassata. Ha fatto un lavoro eccezionale questa Nivea. Una crema straordinaria. A volte i prodotti veramente tra i più economici, eh? Qui c'è, vabbè, qui c'è una sporgenza che spesso si taglia. E quindi direi di chiudere anche con questo dopo barba, questo balsamo dopo barba, sempre della Nivea. Così chiudiamo con Nivea. La stessa essenza della crema da barba praticamente. Ottima, veramente veramente davvero straordinaria. In genere preferisco i dopo barba alcolici e non questi balsami, però volevo chiudere, avendo usato la crema Nivea, volevo chiudere con questo dopo barba Nivea. Devo dire che è andata ottimamente. La crema Nivea si rivela una sorpresa, si rivela una crema eccellente. Il discorso delle creme più costose, le creme più costose che fanno scena, che hanno un nome, magari le creme inglesi, è vero, sono di una qualità straordinaria, se si pensa alla Taylor o alla Truefit, però anche questa Nivea veramente si è rivelata proprio della stessa consistenza e anche quasi dello stesso sentore della Truefit, anche se la Truefit è più erbaceo come sentore, però come consistenza, come capacità di protezione si è rivelata davvero davvero straordinaria. Magari ecco qui dovrò mettere un altro po' di allume. Magari ecco il discorso del packaging, a quel punto lì assume un significato importante, perché la stessa Nivea, se creasse una ciotola di contenimento accattivante dal design molto particolare, come è per le creme inglesi, ecco, magari potrebbe assurgere al ruolo di crema di alto livello e quindi magari costare anche di più. Ma va bene così, voglio dire, per me è stata una soddisfazione, è una sorpresa enorme. Quindi ripeto, qualità notevole di questa crema Nivea, che mi ha conferito una sbarbata, la possibilità di una sbarbata molto molto piacevole. Allora, per oggi è tutto e ci vediamo per un prossimo video.